che plero, come si muovono davvero i pianeti? Il tedesco Keplero, Kepler in realtà il suo nome originale, fu, forse vi ricorderete, fu aiutante, collaboratore di Tycho Brahe, quando Tycho Brahe andò a lavorare in Germania per l'imperatore Rodolfo II, che appunto gli fece costruire un osservatorio appositamente. Quindi fece apprendistato tirocinio con il burbero Tycho Brahe. A differenza di Tycho Brahe, giovanissimo, durante i suoi studi universitari, Keplero aveva abbracciato la teoria copernicana. Era un convinto sostenitore dell'eliocentrismo. Sappiamo che poi non è precisamente eliocentrismo, ma comunque. Ma perché? Perché prima ancora e più ancora era un tipico esponente del neoplatonismo rinascimentale, in particolare, come chiaramente per tutti coloro che poi si dedicavano all'astronomia, nella sua componente pitagorica, nella sua componente neopitagorica. Al tempo stesso, comunque, era un cristiano luterano, infatti ebbe un sacco di noie per... Siamo, allora, uno dice, che periodo siamo? Siamo a cavallo tra la fine del 500 e l'inizio del 600, siamo alla vigilia e poi allo scoppio e allo svolgimento della guerra dei 30 anni. Per capirci, la prima opera significativa di Keplero, Mysterium, Cosmographicum, è del 1596. Poi abbiamo Astronomia Nova del 1609, così uno si ricorda meglio, e poi Harmonice Mundi 1618, e arriviamo all'inizio della guerra dei 30 anni, che portò alla profanazione. Keplero morì verso 1630, quindi prima del termine, ma il cimitero dove era la sua tomba fu devastato dalle truppe imperiali, probabilmente no, perché era un cimitero luterano, quindi si facevano la guerra anche così, dissacrandosi a vicenda. È rimasta la lapide sulla quale Keplero volle fosse scritto, scolpito: i miei occhi vedevano la luce, ora vedono le tenebre. La mia mente volava nel cielo, ora il mio corpo è sprofondato nell'oscurità. Torniamo al pensiero di Keplero. In base a quello che abbiamo detto,
due ne erano i presupposti, i principi fondamentali. Primo, di tipo religioso, il Dio uno e trino, in quanto creatore, come vedremo, matematico del cosmo, si riflette nella sua creazione, cioè si presentifica, si manifesta direttamente nella sua creazione, in quanto il Sole è la proiezione di Dio Padre, è la manifestazione di Dio Padre. Come aveva detto Copernico, come citando Ermete Trismegisto, è l'immagine visibile di Dio. Le stelle fisse sono la presentificazione del figlio di Dio, di Dio figlio, cioè di Gesù Cristo. E lo spazio che tutto, per così dire, riempie, è lo Spirito Santo, è la presentificazione dello Spirito Santo. Secondo assunto, il cosmo pitagoricamente è un ordine, è un'armonia. No, cosmo, vi ricordate che furono i pitagorici a usare il termine cosmo, che significa armonia, ordine, da cui anche cosmetici, per armonizzare il volto, no? Ma i pitagorici sostenevano, no, che la realtà fosse cosmo perché aveva una struttura, un ordine di tipo matematico. L'ordine è uguale a matematica, no, a organizzazione matematica. Il cosmo creato da Dio possiede un ordine intrinseco di tipo matematico, e quindi, in questo senso, per Keplero, la conoscenza astronomica, la sua ricerca astronomica, era una ricerca di Dio, era al tempo stesso un modo per rafforzare, accrescere, fortificare la propria fede. Keplero era convinto che nel momento in cui avesse scoperto le leggi matematiche del cosmo, che sicuramente c'erano, si trattava solo di scoprirlo, avrebbe dimostrato a tutti fedeli e infedeli, in modo inoppugnabile, l'esistenza del Dio cristiano uno e trino. Sì. Ma essendo luterano, la Bibbia la doveva interpretare alla lettera. Queste sono le contraddizioni della scienza, della vita e della scienza. Se ne infischiava. Ma allora i grandi uomini non sono dogmatici. No, lui era un genio, quindi riteneva fosse molto più importante. Sì, era, in questo senso sicuramente era un eretico, ma anche Giordano Bruno, no? Giordano Bruno era un eretico per i cattolici e Keplero lo era per i protestanti, per i luterani, cioè, anche se poi non gli hanno fatto il processo, semmai sono i cattolici che hanno fatto il processo alla madre di Lutero. Poi vedrete la vita, leggetevi la vita perché comunque è interessante, appassionante.
E sulla base di queste convinzioni religiose, teologiche, metafisiche, che Keplero, e naturalmente sulla base poi, certo, unite, no, alle nozioni empiriche, osservative, precise, accurate, no, di, ereditate da Tycho Brahe, quindi comunque ha una conoscenza di tutta, no, di tutta la tecnica, i calcoli astronomici, bla bla, certo, no, tutto questo. In particolare, da questo punto di vista, la spinta maggiore che Tycho Brahe diede a Keplero per indirizzarlo verso la scoperta delle sue famose, famosissime, che già credo conosciate, leggi, tre leggi, fu compito, calcolami bene esattamente quella maledetta, stramaledetta orbita di Marte, perché non si riesce a approssimare in nessun modo. E quindi Keplero si mise al lavoro anni, fino a quando, ecco la soluzione, l'orbita non è circolare, è ellittica. Ecco come si fa a risolvere il problema. Prima legge di Keplero. Le orbite planetarie sono ellissi nelle quali il Sole occupa uno dei due fuochi. Chiaro che Keplero arriva alla soluzione, no, del problema che Brahe gli aveva posto, da un lato non solo confutando la circolarità delle orbite che lo stesso Brahe, ma confutando ovviamente anche il suo sistema geocentrico misto, in generale il sistema geocentrico, perché si poteva arrivare a, appunto, calcolare l'orbita ellittica, che molto più precisamente corrisponde alle osservazioni, solo assumendo che il Sole sia posizionato, che il Sole sia fermo ed è posizionato non quindi al centro dell'ellisse, ma in uno dei due fuochi, che è, appunto, diverso dal concetto del centro di un cerchio, no? come ben sapete. Sapete che poi l'ellissi si definisce l'ellissi. Il bello è che l'ellisse o l'ellissi è una figura geometrica che è matematica tanto quanto il cerchio. Ha delle leggi matematiche, è l'insieme, no, dei punti, ognuno dei quali, no, la somma delle cui distanze dai due fuochi è sempre uguale. Questo, qua prendiamo questo punto, prendiamo quest'altro punto, la somma delle due distanze è sempre uguale, la somma delle due distanze del punto A, la somma delle due distanze del punto B da entrambi i fuochi è sempre uguale. Quindi ha una regola. Ha una regola precisa, una regola, no, matematica. Prima. Qui, no, questo è interessante. Questo, allora, sicuramente Bruno diede uno scossone, diede una spinta, ma Bruno in realtà non era riuscito a costruire un modello matematico, una teoria matematica, perché lui non era un matematico, non era un astronomo matematico. Era un cosmologo, la sua matematica era una metamatematica, era una matematica simbolica, metafisica,
da mago rinascimentale. La grandiosità di Keplero è quella di aver, in un certo senso, reso realistiche le rivoluzioni bruniane. Per esempio, Bruno diceva, lui appunto diceva, no, non c'è nessuna orbita circolare, fanno quello che vogliono, ma questo a un astronomo non potrà mai andare bene. Invece Keplero dice, ok, non c'è nessuna orbita circolare, ma c'è un'orbita ugualmente matematica, ordinata, precisa, è quella ellittica e ha il grande vantaggio di corrispondere alle osservazioni. Quindi non c'è più contrasto, cioè, in realtà, attenzione, siamo sempre a livello di approssimazione, lo sapete perché? Perché comunque anche non c'era un'approssimazione migliore, ma non c'era una coincidenza tra osservazioni e orbite calcolate, e orbite ellittiche calcolate matematicamente, perché c'è una, diciamo, interferenza dei campi gravitazionali. Quindi le orbite ellittiche non sono perfettamente ellittiche, non sono perfettamente geometriche, perché i campi gravitazionali del Sole, di Mercurio, si interferiscono tra di loro e quindi producono delle variazioni, ma certo, no, Keplero non lo poteva sapere. In ogni caso, no, è interessante perché la precisione assoluta non c'era, questo c'era sempre è un po' più approssimato, è un po' meno sbagliato. Anche sensibilmente, notevolmente meno sbagliato. Ma questo è molto importante. La storia della scienza è fatta di, appunto, diminuzione dell'errore. Sempre ricade, no, nel detto inglese: fail again, fail better. No? Fallisci meglio, sbaglia meglio. Keplero ha sbagliato molto meglio degli altri precedenti. Questa è la sua grandezza, ma non illudiamoci che appunto che i suoi calcoli fossero proprio collimassero con le osservazioni empiriche. Seconda legge, sarebbe, disegniamola se ci viene. Allora, qui c'è il Sole. Qui c'è, facciamo pure la Terra, il raggio vettore che unisce la Terra al Sole percorre, spazzola in tempi uguali aree interne all'ellissi, interne all'orbita. Allora, come si fa a così? Per esempio, qui e qui. Però bisogna, credo, fare. Sì, più o meno così. Sì. Queste sono uguali. Il che cosa comporta? Comporta, se il tempo è uguale, noterete che l'arco di ellissi in questo caso è più lungo, in questo caso è più corto. Ovvero, i pianeti non si muovono intorno al Sole con una velocità uniforme, ma variano la loro velocità, ma non a caso, a casaccio. La variano secondo una regola, ovvero quanto più sono vicini al Sole, più sono vicini al perielio è il punto dell'orbita di un pianeta più vicino al Sole, tanto più vanno veloci, cioè accelerano. Quanto più invece sono
all'afelio, si avvicinano all'afelio, tanto più rallentano, quindi hanno la variazione di velocità, un andamento ciclico, aumenta, rallenta, quindi lento, veloce, ovvero la grandiosità e anche il successo che poi ebbe Keplero fu il fatto di, certo, aver distrutto il postulato della uniformità su cui si erano arrovellati per far tornare i conti, e anche i marchesi e i baroni erano impazziti, si erano scervellati senza mai riuscirci. Vi ricordate gli equanti di Tolomeo, ma anche Copernico, no? Aveva dovuto complicare tutto per potersi vantare di aver lui veramente dimostrato l'uniformità, no, delle velocità dei moti planetari intorno al Sole. Ma Keplero trova comunque una regolarità matematica, una legge precisa. Cioè, il movimento varia, ma varia tutto sommato in modo uniforme, varia ciclicamente. È tutto determinato, è tutto ordinato, è tutto matematico. Come prima, meglio di prima, perché corrisponde alla realtà. Attesta veramente che la realtà è matematica. Naturalmente corrisponde a certi limiti, c'è sempre il discorso che facevamo prima, con un'approssimazione migliore o meno peggiore. E infine proprio il coronamento della sua rivoluzione astronomica, della rivoluzione astronomica kepleriana, i quadrati dei tempi di rivoluzione di tutti i pianeti stanno tra loro come i cubi delle rispettive distanze dal Sole, ovvero, detto in modo più matematico, in ogni pianeta il rapporto tra quadrati dei tempi di rivoluzione e cubi della distanza media dal Sole è costante. È un'unica grandezza. È uguale per tutti. L'avete fatto noi? Sì. Ok. Quindi qual è la formulazione convenzionale? Il rapporto per il cubo del semiasse maggiore dell'orbita. No, ma come formula? Che lettere si usano? A al cubo più al quadrato. A al cubo? Minuscolo. Ah, minuscolo. Il semiasse. T al quadrato grande. T grande. Cos'è? K? Ma finisco, perché è il coronamento? Perché è un'unica legge che comprende l'intero sistema solare. È una legge che unifica tutti. Ed è una legge matematica. Certo, che Copernico aveva detto, no, vagamente, c'è una proporzionalità tra la distanza di ogni pianeta dal Sole e la durata della sua orbita, ma invece Keplero stabilisce proprio la formula matematica, no, matematizza, quindi una legge matematica che unifica tutti i pianeti del sistema solare. Ecco la prova, ecco la pistola fumante che il cosmo è matematico, ha un ordine matematico unico, unitario.
E quindi esiste Dio. Per Keplero era questo. Poi c'è dell'altro, lo faremo la prossima volta. Voi fate fino a qui, la tappa fino a qui.